Pero aplicó esa ley de cero tolleranza a Manhattan, soltanto nella parte centrale di New York. Solamente en la parte central de Nueva York. Dove c'erano soltanto i normali criminali. Donde había solamente criminales normales. Dove non c'erano i criminali identitari. Donde no había crímenes identitarios. Dove non c'erano le colonie italiane, spagnole, piuttosto che russe o cinesi che pervertivano la loro cultura. Donde no había italianos o chinos o russos che pervertían su cultura. Tolleranza zero. Tolleranza zero. Legge, legge, legge. Leyes, leyes y leyes. La prima ruota del carro siciliano. La primera rueda del carro siciliano. Funziona nei confronti dei normali criminali. Funciona frente a los criminales normales. Ma voi pensate che si possa applicare tolleranza zero a Tepito? Pero ustedes creen que se a Iztapalapa? A Tijuana? A Ciudad Juárez? A Corleone? A Palermo? No. No se puede aplicar en estas ciudades la tolerancia cero. Perché in queste realtà il criminale è un sistema di potere. Porque en estas ciudades el criminal es un sistema. È un sistema di potere culturale. Es un sistema de poder cultural. Pervertito. Pervertido. È un sistema di potere economico. Es un sistema de poder económico. Pervertito. Pervertido. È un sistema di potere religioso. Un sistema pervertito. Poder religioso pervertido. È un sistema di potere politico pervertito. Sistema de poder político pervertido. Ah, dimenticavo, è anche un sistema criminale. Es un sistema criminal. Il capo della mafia. El jefe de la mafia. I capi delle mafie. Los jefes de las mafias. Non sono serial killer. No solo. Non sono killer seriali. No son solo, no son solo asesinos en serie. Il sogno di un capo mafia è di non essere mai costretto ad uccidere. E il sogno di un capo, un jefe della mafia, è di non essere obbligato a matar. Il sogno di un capo della mafia è di non versi obbligato a matar. Perché quando il capo mafia deve uccidere, perché quando il jefe della mafia deve matar, vuol dire che non ha il controllo totale del territorio. Significa che non tiene il controllo totale del territorio. Ed è costretto ad applicare la pena di morte. Y entonces se ve obligado a aplicar la pena de muerte. Per cercare di conservare il potere. Para intentar conservar el poder. Quando si parla di questi fenomeni, cuando se habla de estos fenómenos, attenti alla statistica. Hay que poner cuidado en la estadística. La statistica spesso fa sbagliare. La estadística a veces nos hace equivocarnos. Nel 2006. En el año 2006. Ho telefonato al capo della polizia italiana. Llamé al jefe de la policía italiana. Il prefetto capo della polizia italiana. Al prefecto jefe de la policía italiana. Che conosco da molti anni. Que conocía desde hace muchos años. Perché lui era capo della polizia a Palermo quando io ero sindaco di Palermo. Porque antes había sido jefe de la policía de Palermo cuando yo era alcalde. E abbiamo fatto tante operazioni. Y habíamos hecho muy buenas relaciones. Per consegnare alla giustizia dei criminali. Habíamos hecho muchas denuncias para atrapar a criminales. Lo chiamo nel 2006. Lo llamé y le dije. Si chiama Antonio. Dico, Antonio, complimenti. Se llama Antonio. Y le llamé. E lui mi dice, perché i complimenti? Y lo felicité y él me preguntó por qué lo felicitaba. Ah, forse mi fai i complimenti perché abbiamo la settimana scorsa arrestato Bernardo Provenzano. Quizás me estás felicitando porque la semana pasada arrestamos al criminal Lorenzano. Bernardo Provenzano, che era il capo dei capi di Cosa Nostra. Bernardo Provenzano, che era il jefe capo dei jefe. Capi di Cosa Nostra. Il jefe de jefes de la Cosa Nostra. Che è rimasto latitante. Che permaneció. Che è rimasto ricercato dalla polizia per 43 anni. Che había sido buscado por la policía durante 43 años. È rimasto nascosto per 43 anni. Durante 43 años permaneció escondido. Non in Amazzonia. No en la Amazonia. Non in Mato Grosso. No en Mato Grosso. Non nella regione dei Grandi Laghi dell'Africa. No en África.
ma è rimasto 43 anni nascosto a casa sua a Corleone. Sino che stava escondido durante 43 años en su casa en Corleone. Ma la polizia non lo trovava. Pero la polizia non poteva incontrarlo. Mi stai facendo i complimenti perché abbiamo arrestato Provenzano? Me pregunto, ¿me estás solicitando porque arrestamos a Provenzano? Ah, già dimenticavo, complimenti per l'arresto di Provenzano. Ah, y le dije, perdón, felicidades por haber arrestado a Provenzano. Ma ti sto chiamando per un'altra cosa. Pero yo te estoy llamando por otra cosa. A te che sei il capo della polizia. A ti che eres el jefe de la policía. Voglio fare i complimenti. Quiero felicitarte. Perché adesso, finalmente, nella campagna di Corleone ci sono molti furti. Porque ahora finalmente en los campos de Corleone hay muchos robos. Per 27 anni. Durante 27 años. Corleone era statisticamente la realtà più sicura al mondo. Corleone había sido durante 27 años el lugar más seguro de todo el mundo. Perché tutti i capi della mafia stavano a Corleone. Porque todos los jefes de la mafia estaban ahí. E a Corleone neanche i ladri erano liberi di rubare. Y en Corleone no había robos. Los ladrones no estaban libres de robar. Porque el capo mafia controlaba todo. Porque los jefes de la mafia controlaban todo. Posso dire que San Diego y Del Paso me sembrano Corleone? Puedo decir que San Diego y Del Paso me parecen Corleone. Ciudad Juárez. È la città più violenta e più pericolosa del mondo. E El Paso è la città più sicura degli Stati Uniti d'America. Perché i jefes della mafia di Ciudad Juárez vivono in El Paso e tengono interesse a non avere omicidios, a non avere turbulenza. Quando si parla di criminalità organizzata. Quando si habla di crimine organizzato. Quando si parla di crimine organizzato identitario. De crimen organizzato de identidad. È evidente che bisogna ragionare in maniera diversa. Es evidente que se debe razonar de manera distinta. Da come si ragiona quando si parla di normali criminali. De cómo se razona cuando se está hablando de criminalidad normal. Ma voi capite che cosa ho detto? Ahora, a ver, espero que entiendan bien lo que estoy diciendo. Yo he dicho que soy contento porque finalmente a Corleone ci sono i furti. He dicho que estaba contento porque finalmente en Corleone había robos, hurtos. A Corleone ci sono 7 banche. En Corleone hay 7 parques. 7 banche. E in 27 anni non c'è mai stata una rapina. Y en 27 años no había habido nunca un robo, un urto. Non è giusto. Eso no es justo. Non è giusto. Ma voi pensate che nelle banche di Corleone? Pero ustedes piensan que los bancos en Corleone? Ci sono soldi sporchi? Son solo dinero sucio? No. Io scommetto qualunque cosa. Yo puedo apostar cualquier cosa. Che nelle 7 banche di Corleone? Que en los 7 bancos de Corleone non c'è neanche un euro sporco. Que no hay ni siquiera un euro sucio. Perché Corleone è sotto i fari. Porque Corleone está bajo la lupa. È sotto l'attenzione di tutti. Está bajo la atención de todos. E il capo mafia, y el jefe de la mafia di Corleone, i suoi soldi sporchi y sus dinero sucio non li tiene a Corleone. No tiene su dinero en Corleone. Perché ha interesse a tenerli a Francoforte. Porque le interesa tenerlos en Frankfurt. A Parigi. In Paris. A Madrid. In Madrid. Ma non a Corleone. Pero no en Corleone. Il criminale identitario. Il criminal identitario. Cerca anche di adeguarsi ai tempi che cambiano. Busca adeguarsi con los tiempos que cambian. E vi voglio raccontare come avviene questo cambio. Y les voy a contar cómo sucedió nuestro cambio. Totò Riina, capo mafia. El capo de la mafia, Totò Riina. Veniva chiamato. Che era chiamato. Il maiale. El puerco.
marrano. E lui era contento. A él le stava contento. Lo chiamavano il maiale. Le gustava che le chiamaran el cerdo.